Buongiorno mondo, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovissimo vlog sempre in Puglia. Oggi stiamo andando al Monte Sant'Angelo. Questo è il nostro caro navigatore che ci porta ovunque, grazie a lui andiamo ovunque. E nulla, vi portiamo con noi e vi facciamo vedere, a dopo. Benvenuti nella foresta umbra. Guardate quanto è fitta qui la vegetazione, è impressionante. Il richiamo alla natura. Guardate. Area picnic, è pieno. Qui si possono organizzare dei bei picnic. Osservando la natura, i filosofi hanno espresso concetti importanti per il genere umano. E infatti la natura è la cosa più che ti fa riflettere, ti fa rilassare. Tutto scorre. Vedi le tutela della Lazzaguina, equina, poi zona di provenienza del sollevato. Sono i cavalli, gli insetti che si accoppiano, questo sopra questo, guarda, ha cacciato il pisello. Poi i lupi, stanno i lupi, eh. Che belli. Andiamo a trovare qualche lupo e facciamoci sbrano. Mi piace essere sbrano dai lupi. Ma che belli questi tronchi, mamma mia! Ma che carino questo castoro! Questo castorino! Finalmente qualcosa che veramente mi piace. La natura. Facciamo un paio di foto dopo vicino ai tronchi? Amo, sembra che sia successo! Stai facendo la cacca? Carino, fatto con il tronco, guarda che bella. Smettila! Che stavi leggendo? Dai! Il canale YouTube più schifoso del mondo, questo è, veramente. Che stai leggendo sul gabinetto? Sto leggendo le cose che dovremmo fare. No, questo non è niente di che, questo muscolo ti dice che ci sono molte riserve naturali, ti dice dove le puoi trovare, vedi, sta la cartina dove ci sono le varie riserve naturali. Ma in Italia, in tutta l'Italia? In tutta Italia, non solo qua. Poi una gestione del patrimonio che nasce nel Novecento, Luigi, come si chiamava quello, fammi vedere, questo corpo per salvaguardare la natura e delle razze animali, come dei cavalli particolari, come il Murgese. Ah, il Murgese è il reparto, vedi, biodiversità di Martina Franco. Poi ci sta il Maremmano, reparto Follonico, il Persano Salernitano, Monte Folino e poi Haflinger. Vabbè, qua dice dove le puoi trovare questi tipi di... Va bene, andiamo. I reparti carabinieri per la biodiversità sono specializzati nell'allevamento e nel recupero di razze equine secondo rigorose metodologie scientifiche. Qui si può visitare la casa dei carbonai e di taglia legna. Ovviamente per entrare ci vuole, come vi ho detto prima, il Green Pass, che si fa praticamente di fronte lì. C'è il box informazioni e poi penso che la visita guidata vi porta forse direttamente qui in questo cancello, ma purtroppo noi
non ve lo possiamo far vedere, quindi adesso andiamo al laghetto e c'è anche un ristorante e vi portiamo almeno a vedere questa zona. Comunque per il momento vi posso dire che è molto molto carino, molto rilassante, siamo immersi veramente nel verde, nella natura, e quindi io ve lo straconsiglio di venire qui perché è veramente bello. C'è questo chioschetto qui, quindi potete mangiare e bere una cosa al volo, altrimenti c'è il ristorante da questo lato che è bellissimo. Purtroppo ne siamo pieni, altrimenti veniamo immediatamente a mangiare qui, è troppo bello. Guardate, suggestivo al massimo. Che carino! Con tutti gli alberi sulla testa. Ecco i prezzi. I prezzi sono anche ragionevoli, si può mangiare qui. Scendendo dalla trattoria stiamo andando verso il lago. Giro in carrozza fino ai Daini. Oh, giro in carrozza fino ai Daini. Praticamente di fronte vi trovate il ristorante. No, tipo la stradina di fronte. Pure qua, gastronomia. Sì, qua c'è un mercatino, c'è il laghetto, c'è un mercatino con prodotti artigianali. Vediamo, sarebbe quello il mercatino. Quattro bancarelle con i prodotti tipici. Miele, vuoi un po' di miele Leo? Che ti piace tanto? Ah, c'è anche l'olio, questo qui. Taralli, biscottini, biscotti secchi, sottaceti, sott'olio, olive. Che bello odore, beh, a me non piace. Lo sai, a me non piace. Ma che bello! Che figata! Mi gusta molto. Pure questo lago è melmoso, eh! Che bello però, che pace, eh! Mamma mia, che bello! Già qua non riesco a stare, per il sole. No, di là io mi stavo congelando. Sotto gli alberi mi stavo congelando, adesso sta benissimo. Sì, è molto... Mimma, mimma, ma è bello. Verdissimo. Cosa c'è? Una tartaruga? Dove? Ma in questa melma. Oddio. Che belle. Hai visto? Che carine. Ah sì, una qui. Sta prendendo il sole lei, piccola. Che bella, lì c'è un'altra. Quanto sono belli gli animali, mamma mia. La natura e gli animali, la cosa più bella che esiste. Che spettacolo. Sarò strana, ma preferisco questo al mare io. 100.000 volte. 100.000 volte proprio. Qui c'è un'altra tartarughina che sta riposandoci. Cioè, tu guarda dove cavolo sta. Un piccolo sasso. Che cos'è? Un legno, un sasso? Niente. Ma è una tartaruga, un'altra sì, cosa. È una tartaruga. Cioè, assurdo. Ho trovato un posticino.
Adesso andiamo a vedere lì giù. Hai sbagliato. Io te l'ho detto. Dobbiamo entrare di là. Che sbagliato? Per andare là. Ah, ok, ok. Quindi andiamo qua, ok. Perché tu stai seguendo un percorso, a me non sembra, eh? Ok, siamo usciti da qui. E c'è questo ponte. Cosa c'è qui sotto? Che si muove? No, non c'è qualcosa che si muove. Dice... Ah, lei guarda. I pesci rossi. Sono enormi però. Guarda, guarda. Non mica riesco a vedere. Eccoli. Ah, no. Sono enormi. Guarda quello. Eccoli. Se mi cade il telefono qua dentro. Qua dice sentiero pedonale Laghetto Murgia, percorrenza ore 2. Oh mio Dio, chiediamo però, aspetta. E quindi abbiamo rinunciato al percorso di 2 ore, perché è nel nulla, quindi onestamente, anche visto l'orario, ho paura perché non sappiamo poi che ora si fa, perché già è tardi, poi diventa buio e abbiamo paura, quindi andiamo a fare il percorso dove si vedono i daini in carrozza con i cavalli, giusto? Non mi fa molto piacere, però diceva Leandro che sono 2 cavalli, la carrozza è piccolina, siamo soltanto in 2 con la persona che guida, quindi va bene, i cavalli non si affaticano, perché ho sempre il pensiero per gli animali, è più forte di me, non ci posso fare niente, mi fanno troppo pena. Comunque ci stanno ronzando insetti da un po' di tempo addosso, ci stanno un po' dando fastidio, però noi continuiamo a vedere il nostro percorso in natura. Niente. È bellissimo. Leandro in carrozza. Eccolo. Si è visto poco perché è lontano, eccolo qua. Ma veramente fanno quelli? Sono portati il lettino da mare e la sedia sdraia nel nulla. Ma almeno mettetevi davanti al laghetto, ha più senso. Cioè praticamente dove parcheggiano le macchine, dove c'è la strada. No, vabbè. Allora, siamo riscesi, lì giù in fondo c'era il laghetto. Proprio qui, che sarebbe diciamo di fronte al centro di informazioni e di fronte al parco dove prima abbiamo fatto il video, dove c'erano i bambini che giocavano, proprio di fronte vi trovate tutta l'area protetta, noi a cercarli, questi dai, non sappiamo dove stavano, e sono qui. Adesso andiamo e li vediamo da vicino. Ma sei bellissimo! Che bello! Lì. Quanti ce ne sono, è pieno. Lì c'è una comitiva. Bello, eh? E con questo abbiamo finito, stiamo ritornando a casa, nell'hotel, a Carpino. Questa giornata è stata bellissima, una delle più belle, vero Leo? Una delle più belle è stata veramente delle giornate che abbiamo passato qui in Puglia. Quindi noi vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!